Benvenuti a Dot Point, il web magazine della Regione Piemonte. I nuovi strumenti di comunicazione della Regione. Una newsletter settimanale e un giornale radio quotidiano sull'attività amministrativa e istituzionale della Regione sono le novità volute, come segno di maggiore attenzione al territorio e ai cittadini, dalla Giunta e presentate dal Presidente Cota e l'Assessore Quaglia ai giornalisti nel corso di una conferenza stampa. La presentazione è avvenuta nella rinnovata sala stampa al primo piano del Palazzo di Piazza Castello 165 a Torino, che potrà essere utilizzata dai giornalisti che si accrediteranno. È dotata di 3 computer fissi, di un collegamento Wi-Fi e di una sala riunioni. Torino Capitale della Scienza, con la 4ª edizione di ESOF. ESOF Euroscience Open Forum 2010 ha trasformato dal 2 al 7 luglio il Lingotto Fiere, le strade e le piazze del centro storico di Torino in un laboratorio tecnico-scientifico a cielo aperto. 500 scienziati di 42 paesi, 4 sessioni plenarie, 18 letture magistrali, 105 sessioni ordinarie, premi Nobel, ricercatori, docenti e studenti insieme per la scienza. A questo punto possiamo tranquillamente parlare di un bilancio largamente positivo. Sia in termini numerici, siamo già a quota 4.500 partecipanti, abbiamo il sospetto che ce ne siano anche qualche cosina di più. Un altro risultato straordinario che è quello dell'attività di Science in the City, cioè dell'attività non squisitamente scientifica che si svolge qui al Lingotto, ma la parte che si svolge sostanzialmente in città e in una piccola sezione qui alle mie spalle del Lingotto. E questa è stata una scommessa di cercare di creare una contaminazione, una relazione, un link tra il congresso scientifico e la città e i cittadini. Anche perché i cittadini sono poi quelli che pagano con le loro tasse la ricerca scientifica ed è giusto che ci sia questa comunicazione diretta. E gran parte del nostro convegno si è svolto nella direzione proprio di favorire la comunicazione, del rapporto tra scienza e la società. Un'occasione di incontro unica in Europa per presentare e discutere le frontiere della ricerca scientifica e tecnologica, la relazione tra scienza e società e le politiche a sostegno della ricerca scientifica. Il programma Science to Business è stato un grande successo, abbiamo avuto una grande risposta alla Call for Proposal internazionale, abbiamo dovuto fare una grossa selezione rispetto alle proposte ricevute, siamo arrivati ad avere 34 sessioni su 3 giorni, di cui appunto molte provenienti dall'estero e molte anche di presentazione delle realtà locali, quindi è stata una importante vetrina per i centri di ricerca locali, per l'ospedale delle Molinette, per gli incubatori, per i parchi tecnologici della regione. Dot Point finisce qui, arrivederci alla prossima puntata.